Stefano 40, deputato di Sinistra Italiana SEL, il deputato ligure più produttivo secondo i dati di Epolis. Una bella soddisfazione? Ma sì, premiato un po' il lavoro che è stato fatto, diciamo, sulle riforme, sulla legge elettorale, ma anche su tante questioni che riguardano la Liguria, le questioni ambientali, il tema del telemarketing, che sembra un tema di nicchia, ma in realtà riguarda moltissimi cittadini. Insomma, l'impegno in effetti viene registrato da queste statistiche, diciamo così. Non c'è solo l'impegno in aula in questi due mesi che ci separano, un mese e mezzo che ci separano al voto per il referendum costituzionale. Infatti già da alcune settimane Stefano 40 e una parte della sinistra, larga parte della sinistra, sono impegnati per il sostenere il no a questo referendum costituzionale. Partiamo proprio dal perché osteggiate questa riforma costituzionale. Banalmente perché è una truffa, nel senso che si fa credere ai cittadini che semplifica, che velocizza, in realtà l'unico obiettivo è accentrare i poteri sulla figura del Premier e sul governo. Naturalmente tutto questo è una sorta, diciamo, di restaurazione, altro che di riforma, nel senso che passiamo ad un Senato in cui i cittadini non potranno neanche esprimere il loro diritto al voto e ad una Camera in cui sostanzialmente il governo e il Premier controlleranno anche gli eletti, quindi stiamo tornando al 1800 fondamentalmente. Questo referendum sarà anche un dire sì o no al governo Renzi, come inizialmente era stato posto proprio dal Presidente del Consiglio, oppure il fatto che Renzi abbia un po' cercato di distogliere l'attenzione da questo tipo di voto cambia anche il modo di approcciarsi al referendum? No, ma Renzi ha puntato inizialmente sulla sua presunta popolarità per cercare di condizionare il voto anche al referendum. Oggi invece siamo in una situazione in cui il merito del referendum è tragicomico e Renzi non ha più la popolarità che aveva all'inizio del suo mandato e quindi io penso che perderà questo referendum perché non può più contare, a meno che ovviamente, diciamo, con la finanziaria non pensi di elargire mance come sta facendo, su un consenso nel paese che non c'è più. Il tema comunque è il merito della riforma, ripeto, perché abbiamo questo specchietto delle allodole, del presunto taglio dei costi della politica, di una semplificazione che peraltro poi non c'è, ma dietro a tutto questo c'è la concentrazione del potere in una figura sola. Torniamo proprio nel merito di quello che è il referendum costituzionale e mi concentrerei anche su quello che è un po' il punto cardine dei sostenitori del sì, cioè la riforma del Senato. Secondo voi perché non potrebbe essere produttivo questo tipo di riforma? Ma perché piuttosto che fare un Senato come questo era meglio abolirlo il Senato, nel senso che questo Senato è davvero una cosa molto confusa che tiene insieme consiglieri regionali, sindaci, ex presidenti della Repubblica, è un Senato non eletto dai cittadini che non ha poteri particolari di rappresentanza delle regioni e quindi rischia solo di avere un ruolo di interdizione rispetto alla Camera e quindi di aumentare la complicazione anziché, diciamo, velocizzare davvero i tempi. Peraltro il tema della velocità è un tema politico e non istituzionale. Le leggi che si vogliono approvare le si approvano velocemente, quelle che non si vogliono approvare no, già col sistema attuale. Il fatto che una parte del PD, la sinistra del PD, si sia schierata per il no e stia sostanzialmente rompendo con Renzi può creare le basi per una nuova forza di sinistra? Ma io penso che se siamo giunti a questo punto è perché la sinistra ha perso in questi anni culturalmente prima che politicamente, perché altrimenti non si potrebbe contraffare in maniera così vergognosa la Costituzione del 48. Quindi il fatto che nascano nuove possibilità di riaggregazione di una sinistra seria penso che sia un fatto positivo. Dopodiché io credo che la sinistra debba ripartire dal basso, debba ripartire dai cittadini, dall'università, dal mondo del lavoro, dalla scuola e quindi la politica e il ceto politico dovrebbe mettersi a disposizione di un progetto molto più ampio, quindi non riguarda solo coloro che eventualmente possano uscire dal PD. Grazie a Stefano 40 per essere stato con noi su Extra Liguria a Pausa Caffè. Grazie a voi.